Ciao ragazze, ciao ragazzi, lo so, era da secoli che lo facevo mukbang, quindi sono qua apposta, ho ordinato un sacco di roba ragazzi, adesso vi spiego. Allora, volevo ordinare olandese, perché era carina come idea, no? E però poi alla fine la scelta era poca e non mi ispirava tantissimo quello che ho trovato, quindi mi sono detta, però potrei anche ordinare da un ristorante italiano, appunto qua in Olanda, e vedere che cosa mi arriva a casa e assieme a voi giudicare i piatti che mi arrivano. Allora, ho preso una focaccia con rosmarino e questa è gigantesca. Onestamente non mi aspettavo che mi arrivasse una roba così gigante, mi aspettavo tipo un antipastino, due pezzettini di focaccia, no, è una roba enorme. Poi, quello che mi fa rimanere più perplessa è ho ordinato prosciutto crudo di Parma con melone. Ok, mi è arrivato il prosciutto crudo di Parma con il melone, cioè mi è arrivato e come? Solo che c'è anche aceto balsamico, rucola, olive nere e basta, credo, ecco, che di solito in Italia non ti arriva, di solito, no? Oppure mi sbaglio, però io quando ordino melone e prosciutto crudo di Parma non mi arriva la rucola e le olive, eccetera. Poi ho ordinato una porzione di gamberi alla griglia, che hanno un profumino pazzesco, ragazzi, tatarà, tatarà. Io mostro, ma probabilmente niente sarà a fuoco. E poi, assieme ai gamberi, c'era da scegliere un side dish, tipo un contorno, e ho selezionato il riso e mi hanno dato, cioè, 3 kg di riso, ce n'è tantissimo e pesantissimo, è tutto spiaccicato, e quindi è super pesante. Comunque, ovviamente, da bere rigorosamente Coca-Cola Zero, che qui in Olanda la trovo senza caffeina. In Italia non l'ho mai trovata zero senza caffeina, ditemi se esiste. E poi, nuovo bicchierino, niente di che. E poi, niente, è solo un bicchiere. Però visto che è tutto arcobalenoso e tutto perlescente così, volevo farvelo vedere. Comunque, prima di iniziare, sempre sorso di Coca Zero. Allora, volevo iniziare dal melone con la rucola, però dovrò fare un po' di autopsia, ragazzi, perdonatemi. Anzi, se mangio con le mani, vi scandalizzate? Perché tanto, ragazzi, cioè, il melone. Poi non scandalizzatevi, ve lo dico subito, io devo togliere il grasso al melone, lo so che non è una cosa bellissima da fare, no, quando sono al ristorante non lo ordino il melone perché non mi metto a fare queste cose davanti agli altri, però... Melone strabuono. Volevo assaggiarla un po' però questa focaccia, vediamo com'è. Non è male. Un po' più di sale non ci starebbe male, però a me manca il sale ovunque, quindi non faccio testo. La focaccia è buona. Anche il prosciutto e il melone sono buoni, solo che non apprezzo tutto questo condimento, tutte queste robe extra che ci hanno aggiunto. Amore mio! Amore mio! Mi fa morire da ridere perché sulle sedie trasparenti Gatto Denver non sale perché le vede trasparenti e non capisce che ci può salire sopra, cioè lo so è assurdo ma mi fa morire da ridere. Poi quando ce lo metto io è tutto lì così che tipo dice oddio sto volando. Ma caro bello vieni qua no? Amore mio, amore di mamma. Eccolo Gatto Denver. Ciao amore mio. Ciao amore mio. Riuscite a vederlo? Sì. Caro Denver. Caro sei tutto bianco? No, adesso non ti tocco con le mani tutte impiastricciatice, Gatto Denver. Comunque, ho scoperto, cioè, pensavo di aver ordinato da un ristorante italiano, cioè nel senso italiano, veramente italiano, perché non c'erano errori nei nomi dei piatti che ho ordinato sul menù, ma non penso che necessariamente voglia dire che sono davvero italiani, magari stanno semplicemente a fare ricerche su Google, però... Stai il tuo spazio vitale, non invadere il mio spazio vitale, Gatto Denver è a dieta e non è contento di ciò. Comunque sì, ci sono sempre errori di ortografia nei menu dei ristoranti italiani, quindi ordino solo dai ristoranti, anche se non ordino spesso cibo italiano, cucino, però quando ordino cerco di ordinare da ristoranti che non hanno errori nel menù, perché vedo delle cose tipo margherita scritto margarita oppure margherita senza la H, cioè c'è di tutto veramente, potrei farci un video solo su questo, quindi sono detta vai Nicole, questo ristorante non ha errori nel menù sicuro, invece non ne sarei così certa che siano proprio italiani, non lo so. Comunque
Vi dicevo, appunto, gatto Denver è a dieta e non è per niente contento di ciò. L'ho messo un po' a dieta e quando l'ho detto alla mia amica Demenza, per esempio, mi fa: era ora, meno male, è obeso. E io, ma, cioè, ok, però lei non mi ha detto nulla, no? Però quando l'ho detto così mi fa: meno male. Ma in realtà il veterinario, in parte che mi dicono tutti, anche su YouTube, che gatto Denver è obeso, però gatto Denver non è d'accordo. Gatto Denver, sei obeso? Sei un po' cicciottello? Gli diamo proprio un pezzettino minuscolissimo di prosciutto crudo, ma proprio... Amore, tieni amore, tieni amore. La delicatezza di gatto Denver, gli mancano anche i dentini, non riesce neanche a morderlo. Povero, no, l'ho messo a dieta un pochino perché secondo me ha lievitato un po' troppo e quindi adesso gli do proprio da mangiare due volte al giorno e gatta Stellina mi ucciderà nel sonno, secondo me. Gatto Denver invece mi perseguita. Amore, non ci benissimo, i bacini. Gatto Denver invece mi perseguita in giro per la casa chiedendo cibo. Gatto Denver, devi dimagrire un po', sei ciccione. Te lo dicono tutti su YouTube, diglielo loro, convinci loro che non sei ciccione. Diglielo. Gatta Stellina l'altro giorno stava impazzendo. No, gatta Stellina sapete cosa fa? La mattina prestissimo, siccome ha fame, miagola ma grida, cioè ma talmente forte, voi non avete idea. E mi sveglia, lo fa apposta. Perché è molto arrabbiata anche lei che l'ho messa a dieta, perché anche lei non è che sia proprio un figurino, eh. E quindi i gatti sono un po', diciamo, arrabbiati con me e gatta Stellina mi evita più del normale, più del solito. Gatto Denver invece è sempre dolcissimo. Mi dispiace tanto perché sono due mangioni, però un pochino a dieta devi stare. Gatto Denver, devi stare un pochino a dieta. Sei, hai la forma da pera. Quando lo guardo da dietro è una pera, gatto Denver. Cioè, non puoi, gatto Denver, non puoi. I gattini tutti bianchi con le lentiggini non possono essere a forma di pera. Gatto Denver l'abbiamo perso, gli ho dato un altro pezzettino minuscolissimo di prosciutto crudo. Lo sentite? Ma è incredibile, gatto Denver, basta, sei a dieta, hai già mangiato, la cena l'hai fatta e adesso ti ho dato anche due pezzetti di prosciutto crudo, calmati. No, il lamentino c'era, mi ha mandato a quel paese. Comunque, allora, focaccia molto buona, anche se non so se sia proprio quella classica nostra, però devo dire buona. Sono stracuriosa di assaggiare il tiramisù. Che non vi ho fatto vedere, non vi ho fatto vedere il tiramisù, ragazzi. Ho preso anche il tiramisù. Ta-da! Secondo voi è italiano? Come vi sembra? Sicuramente non è fatto in casa. Diciamo che se avessi ordinato le stesse identiche cose in Italia sarebbero arrivate cose migliori. Ok, assaggiamo questi gamberi, ragazzi, con le mani. Scusatemi, io odio sporcarmi le mani, odio mangiare con le mani, è una cosa che mi dà molto fastidio, però è la cosa più facile in questo momento, perché altrimenti non potrei mai, oh mio Dio, non ce la farei mai con le posate. Ok. In realtà la mia cosa preferita sono gli scampi, lo sapete, ma non ho trovato ristoranti che facessero scampi, quindi ho preso appunto i gamberi. Cavoli. Ragazzi, molto buoni. Questi mi ricordano però i gamberi alla griglia, come quando li ordino in Italia. Questi devo dire che non sono male. Assaggiamo anche il riso, che non ho capito come mai sia una porzione gigantesca. Oh mio Dio, ragazzi, c'è l'aglio. Cioè, non ci posso credere. Nel riso ci hanno messo l'aglio. Ma è una cosa che si fa? Cioè, sembra strano solo a me. Ma tanto aglio.
Ragazzi, io questo cioè non lo posso proprio toccare. Restiamo sui gamberoni a questo punto e la focaccia, perché mamma mia, a parte che io detesto l'aglio, ma poi qua in un risotto, boh, vabbè che col pesce ci sta, però è tantissimo. Adesso ragazzi vi racconterò, visto che in tanti mi chiedete: Nicole, come sono andate poi le esperienze paranormali, quelle cose, com'è finita? Allora è finita che non era successo niente, io ero tanto felice di ciò. Poi l'altro giorno sono in cucina e allora avevo lasciato un cassetto aperto. Ero in cucina, avevo un cassetto aperto alle mie spalle, in cucina faccio altro, mi giro e con la coda dell'occhio, ma poi bene, ho visto il cassetto che si chiudeva da solo. E ve lo giuro, non sto scherzando, si chiudeva da solo. Allora, qui non ho i cassetti quelli che li spingi e poi si chiudono piano piano piano, cioè li chiudi, vanno direttamente, ok? Quindi non potevo averlo chiuso io prima. Non so come spiegare questa cosa, io mi sono girata e ho visto il cassetto che si chiudeva e poi quando già guardavo bene l'ho visto proprio chiudersi e c'era Denver lì che mi guardava così tipo hai visto, e io che guardavo lui tipo hai visto. Quindi non so perché ho preso le posate, io non lo so, perché adesso mi sono tutto con le mani, veramente oggi c'è porcellino, modalità porcellino Nicole, ma questa cosa è un po' bizzarra onestamente. Altro non è successo. Non qualche rumore che poi cioè ho pensato al momento ma da dove arriva questo rumore, però cioè magari sono i vicini o è qualcuno che cammina davanti a casa eccetera, quindi tutte cose che possono essere spiegabili tranne il fatto di questo cassetto che si è chiuso così. Io, allora, questa casa non è vecchissima perché è stata costruita nel 2009, una roba del genere, quindi non è che possa avere tutta sta storia di, se vogliamo pensare che sia una cosa paranormale, che ovviamente cioè bisogna sempre prendere tutto con le pinze giustamente, però era un po' strano e quindi non so quanta gente possa averci vissuto in questa casa. Io parlo e non mangio. Non so quanta gente posso averci vissuto in questa casa prima di me, visto che la casa ha tipo 11 anni. Però è anche vero che onestamente non so chi ci abitava prima. So che la persona è viva. Almeno questo è qualcosa, cioè, ma rendiamoci conto, ma che discorsi faccio? No, però veramente, cioè, non è morto nessuno qua, almeno che io sappia, però quella cosa era un po' così. Mi ha fatto rimanere un po'. Però non ero spaventata, non avevo. Cioè, non ero spaventata, quindi non ho avuto nessuna sensazione negativa, nessuna brutta sensazione o cose del genere. Però una cosa, ultimamente faccio sogni strani, tipo, non so se sono tipo incubi o sono proprio solo sogni strani, che adesso non vi racconterò nel dettaglio perché ci sono altre persone che conoscete, quindi non racconterò nel dettaglio dei sogni, ma sono strani, cioè, strani, bizzarri. Cose che magari io non penso durante il giorno e poi invece la notte sogno e non so da dove mi arrivino veramente. Quindi forse questo potrebbe essere anche un po', no? Alcuni dicono che nelle case infestate eccetera si facciano brutti sogni eccetera, però piano ragazzi, non penso che casa mia sia infestata. Premettiamo, forse lo dico più che altro per rassicurarmi, però no, non appunto non... Non era, cioè, non mi ha spaventata come cosa, però era molto strano perché, cioè, quel cassetto non l'ho chiuso io, quindi o Denver si è messo come in piedi ed ha chiuso il cassetto, però, cioè, da quando in qua i gatti chiudono i cassetti e poi era lì che mi guardava, che aspettava che gli dessi qualcosa da mangiare, boh, non lo so. Voi volete sempre che io vi racconti queste cose, se succedono, e quindi lo faccio. Allora, non so neanche come ho iniziato questo video, non mi sono neanche ritoccata il trucco perché tanto sapevo che mi sarei rovinata il rossetto in un nanosecondo. Perdonatemi se sono oscena, mi sto rovinando tutto. Allora, situazione Covid qui in Olanda, ragazzi, la situazione è abbastanza critica, specialmente nella zona di Amsterdam, che è appunto non dove sono io, ma attaccata dove sono io. Ad Alkmaar la situazione è ancora sotto controllo, però
sto cercando di raccogliere tutti i granelli di sale, però hanno introdotto nuove misure, cioè niente di che se le confrontiamo con il lockdown che noi abbiamo avuto in Italia, perché quello è stato un vero lockdown, qui non hanno avuto un vero lockdown, nessuno ha le mascherine neanche a casa, nessuno le usa, sono obbligatorie solo nei mezzi pubblici, quindi fino adesso era così. Da adesso in tutto il paese dobbiamo avere la mascherina quando siamo nei luoghi chiusi. Penso che questa cosa, cioè, non lo so perché abbiano aspettato così tanto per introdurla sta cosa, cioè perché potevano farla già, però vabbè. E quindi mascherina non solo sui mezzi pubblici ma anche in tutti i luoghi chiusi. E poi ci sono altre misure tipo che non si può uscire con più di 3 persone o invitare a cena più di 8 persone e altre, insomma, cose che però comunque io già facevo per normale logica. E l'unica novità è proprio questa, appunto, che bisogna avere la mascherina nei luoghi chiusi. Però qui è diverso perché mi raccontavano che in realtà non è come da noi che fa, cioè è quasi legge, no? Cioè tutte le restrizioni sono da noi multabili, no? Qui no, sono sempre solo dei consigli. In questo caso però, se per esempio se in Italia io non ho la mascherina posso prendermi la multa, giusto? Qui invece se tu entri in un negozio e non indossi la mascherina non sei tu che rischi la multa, ma il commerciante che permette a te di entrare senza mascherina. È un po' diverso. E in ogni caso il primo ministro ha consigliato di non uscire e di non andare soprattutto nelle città più colpite, che sono Amsterdam, Rotterdam e L'Aia, Den Haag, di non andarci se non proprio per motivi urgenti o se non strettamente necessario. E quindi io ho tipo de mesa che mi sento tipo oggi. Ho postato una foto di qualche giorno fa quando ero ad Amsterdam, però prima che dicessero appunto che i casi stavano salendo e tutto, l'ho postata oggi su Instagram e De Mesa mi chiama: Nicole, ma sei andata ad Amsterdam? Oddio! Io, ma no, De Mesa, sono a casa, ma la foto, ma no, ma l'ho postata, perché c'era di qualche giorno fa, l'ho postata oggi. Lei, ah ok, non ti ho preoccupatissima. Quindi sì, un po' la situazione appunto è incerta, sembra che i numeri stiano salendo vertiginosamente, molto più rapidamente di quanto era successo a marzo-aprile, e quindi sto cercando di non uscire tantissimo, a meno che io non proprio non debba farlo. Ok ragazzi, io non ce la faccio proprio più, mi è avanzato, 2 gamberi mi sono avanzati, li finirò domani. Arriviamo al dolce, c'è sempre spazio per il dolce. Secondo voi com'è? Sono curiosa di vedere che cosa mi direte sulle robe che mi hanno portato a casa, perché so che molto spesso noi italiani, giustamente, siamo molto critici verso verso chi fa finta di saper cucinare cibo italiano, e invece non è così poi, no? Quindi mi fa un po' ridere pensare appunto di giudicare con voi questi piatti italiani, che forse sono davvero italiani ma non si sa. Vediamo. Ragazzi, tiramisù buonissimo. Mamma mia, troppo buono, ragazzi, questo lo finisco in 2 morsi. Io dovrei tornare in Italia tra neanche 2 settimane, e ho visto che tutti i voli EasyJet Amsterdam Venezia cancellati tipo fino a gennaio, tutti i voli Amsterdam Ljubljana con Transavia cancellati fino a dicembre se non sbaglio, e non so a questo punto se muovermi oppure no, devo vedere un attimino com'è la situazione, perché pur stando attenti non lo so. Ci sono invece ancora i voli con KLM, quindi con la compagnia di bandiera olandese, che è il stesso gruppo di Alitalia. Ci sono ancora i voli Amsterdam, Venezia, Venezia, Amsterdam. Una cosa che invece non hanno cancellato sono i voli da e per Milano, EasyJet Amsterdam. Questo è un po' strano comunque, perché i voli di Venezia li cancellate e quelli per Milano no? Cioè, perché mi conviene di più volare a Milano con EasyJet, poi col treno andare a Trieste, piuttosto che volare con KLM direttamente a Venezia, anche calcolando il treno, perché è un po', come dire, un po' brutto questo pensiero che adesso per viaggiare
bisogna spendere così tanto, cioè o li cancellano tutti i voli oppure no, non so che senso ha cancellare solo quelli delle low cost e lasciare quelli che invece sono molto cari, perché cioè gli aerei sono gli stessi, la grandezza è la stessa, la distanza è la stessa, tutti hanno l'obbligo di mascherina, quindi non capisco. Comunque ragazzi, ultimo morso gigante di tiramisù, perché ho visto che sta lampeggiando la batteria delle mie videocamere, quindi tra un po' si spegne, vi devo salutare. Mia family, questo è quanto, non so neanche in che stato sono, il mio trucco sarà completamente andato. Comunque, questo è quanto per il video di oggi, vi mando un bacio enorme, vi abbraccio da lontano mia family e a domani 17:30, ciao!